È un progetto che guarda con lungimiranza lo sviluppo sociale e economico del territorio, tanti lavori sono in cantiere, tanti sono sotto progetto, quindi punteremo a migliorare il territorio comunale che è 342 km quadrati e merita rispetto. È iniziato ufficialmente il nuovo mandato del Comune di Cortona con il primo Consiglio Comunale. Il nuovo organo esecutivo vede volti già noti che tornano a fianco di Meoni. Si tratta di Paolo Rossi, che prende anche il ruolo di vice sindaco, Silvia Spensierati e Francesco Attesti. Due nuovi innesti e numerose deleghe assegnate anche ai singoli consiglieri. Tre membri sono parte della prima legislatura, quindi ho lasciato a loro le stesse deleghe. E per i membri nuovi, che sono Fanicchi Francesco, Polizia Municipale Personale, e per quanto concerne Lucia Lupetti, Politiche Sociali. Però su questo una parte dell'assessorato è in delega a un consigliere che è Romiti Benedetta, che ha le politiche giovanili. E l'agricoltura? L'agricoltura ho delegato il consigliere Matteo Finocchi, perché è un laureato nel settore e sta facendo un dottorato di ricerca proprio in questo settore, e mi pareva giusto che l'agricoltura la gestisse lui. Qual è la priorità già dal prossimo mese? Dal prossimo mese abbiamo già in itinere la sicurezza stradale, perché lo abbiamo promesso durante il tour che abbiamo fatto nelle frazioni, tant'è che mercoledì partirà già la prima asfaltatura in via De Mori a Camuscea, una strada dissestata e che merita un'attenzione. Quindi abbiamo già in cantiere vari lavori iniziati, ma anche che inizieranno a breve. Dopo 5 anni di amministrazione ho avuto un grandissimo riconoscimento da parte della cittadinanza con 690 preferenze. E oggi vengo insignito del ruolo di vice sindaco e una grossa responsabilità sulle mie spalle che cercherò di portare avanti con impegno, dedizione e soprattutto rispetto dei cittadini e con ascolto, come ho fatto in questi 5 anni, coinvolgendo tutti. Un assessorato importante è quello dell'ambiente, qui insomma le priorità da organizzare sono molte. Sì, sicuramente quello dell'ambiente è una delega molto pesante che mi viene ovviamente riconfermata, che cercherò di portare avanti avendo delle idee e dei progetti per migliorare la raccolta differenziata, raggiungendo quel fatidico 70%, ma andando anche ad estendere il porta a porta nella parte della Val d'Este oramai ancora oggi scoperta e nelle due piccole frazioni di Fratticciola e Creti, poi cercando anche di creare delle mini isole ecologiche per andare incontro a chi arriva nel nostro territorio cortonese, un comune turistico, per andare a smaltire anche il piccolo rifiuto.